Valerio De Simone della Born Turan, il vincitore di questa 10 km. Innanzitutto ti chiedo l'emozione di arrivare fino in fondo e di arrivare per primo. Molto molto bella, un'emozione che non si può spiegare, un'isola bellissima, un percorso molto molto tecnico. Sono contento di questa manifestazione che è stata svolta veramente perfetta. Dal punto di vista del cronometro personale, com'è andata? Come cronometro non possiamo lamentarci, 36 primi e 20 secondi, è una buona prestazione. Buona. Una buona prestazione, ti chiedo, nel tuo calendario ci sono altri appuntamenti adesso o c'è un periodo di riposo? Con oggi fermiamo qui, diciamo, le gare podistiche, ci rincontriamo all'anno nuovo con nuovi progetti. Nuovi progetti per l'anno prossimo. In bocca al lupo. Doppietta della Born Turan, Raffaele Tramontano, sei arrivato secondo, abbiamo visto durante la gara sei stato quasi sempre appaiato col primo, poi alla fine c'è stato un po' di distacco. Sì, il mio amico di squadra Valerio, abbiamo, diciamo, gestito la gara insieme e poi vabbè, lui nell'ultimo tratto ha fatto un po' di progressione, io ho gestito la seconda posizione. Ne aveva un po' di più? Sì, ne aveva un po' di più. Lui di solito arriva sempre un po' davanti ed è giusto che è arrivato lui primo, però sono contento della seconda posizione, comunque è una bella soddisfazione, soprattutto adesso a fine anno, chiudiamo l'anno in bellezza. Posso chiederti una opinione sulla gara, su questa giornata? Sì, questo è il secondo anno che vengo qui a Ischia, l'anno scorso quarto e quest'anno mi sono migliorato con la seconda posizione. No, è sempre una bella emozione correre qui a Ischia. Per fortuna c'è stata una bella giornata, baciati dal sole, è un bel percorso caratteristico, non proprio semplice ma piacevole. È piacevole correre per il centro di Forio, dove ci sono molte persone, anche qui per le festività natalizie che ci acclamavano, è sempre una bella, diciamo, emozione. All'arrivo il terzo classificato, Ciro Assà, avevi la maglia piena di sangue, ma ci spieghi innanzitutto cosa è successo? Non era sangue, ma era un po' di caffeina che schizzava da tutte le parti e non sono riuscito a gestirla, stavo preso dall'emozione, non ho capito più niente. È stata una bellissima gara, non me l'aspettavo assolutamente, non era questo, diciamo, il risultato che mi avevo preventivato. È stata un'emozione grandissima, ho fatto il mio personale sulla distanza e oggi è così, non poteva finire meglio l'anno sportivo. Dal punto di vista delle soddisfazioni isolane, è arrivato il primo posto quest'estate a Panza, il terzo qui a Forio, il bilancio pare essere più che positivo. Non me l'aspettavo, mi vengono i brividi solo a pensarlo. Il bilancio di chiusura è da sogno, speriamo che apriamo il prossimo anno sempre con le stesse emozioni, rimanendo sempre i piedi a terra e sperando sempre in progressi positivi e molto piacevoli. La cosa più importante è sempre quella di partecipare e divertirsi con gli amici, poi il resto quello che viene viene. Magari facciamo venire voglia anche a qualcuno nella tua procida di farla una gara del genere. Esatto, questo è il mio auspicio più grande, veramente ci spero da tempo. E spero che possa essere, almeno pure il prossimo anno, un buon anno che verrà pure per le persone di Procida, perché ultimamente li ho visti più attivi dal punto di vista sportivo e per me è un'emozione. Federica Piro, seconda classificata di questa 10 km, innanzitutto ti chiedo com'è correre qui a Ischia. Beh, bellissimo, un paesaggio magnifico, sono stati 10 km con un panorama assurdo e per fortuna c'è stato il sole, quindi una giornata stupenda. La soddisfazione, diciamo, di essere arrivata al secondo posto è il tempo che ti aspettavi o volevi fare qualcosa di più? Il tempo diciamo che è inaspettato, in quanto da poco ho iniziato a correre, prima marciavo, facevo le 20 km di marcia e avendo mio padre che è di Ischia, di casa Micciola, Nicola Piro, che ha una società dove viviamo noi adesso in Abruzzo, quindi mi ha avviato fin da piccola la pratica dello sport. E quindi noi ti auguriamo il meglio per il futuro, grazie e complimenti. Giovanni Bonocore, un foriano in perenne trasferta a Roma,
per l'aforio in corsa, torni sempre a casa. Non potevo mancare a questo importante appuntamento, sono veramente onorato. Forio è un posto meraviglioso e io vorrei ringraziare pubblicamente tutta l'organizzazione, anche il comune e chiunque abbia partecipato a questo, a questa splendida riunione. Sono veramente contento. Questo è il mio premio, ma penso che qua vinciamo tutti, quindi viva Forio in corsa! Posso chiederti dal punto di vista del cronometro com'è andata? È andata molto bene, mi sto preparando e i risultati sono visti, ho corso anche insieme ad amici, abbiamo fatto quattro chiacchiere perché corsa è condivisione di emozioni e sentimenti e questo è lo spirito giusto. Luigi Trani, il presidente della FIDAS della sezione dell'Isola d'Ischia, è nata questa possibilità di legare l'associazione anche a questo grande evento qui a Forio, com'è andata questa mattina? Io penso che sia andata benissimo, è andata benissimo e per la gente che c'è e per il risultato delle gare e perché poi in realtà è stata, tra le tante cose, si è pensato di tatuare, di disegnare una goccia di sangue sul viso dei corridori e di chi volesse per rendere ancora più forte e significativo il messaggio della donazione di sangue. Però vedo che hai accanto a te un ospite, un amico, ce lo presenti? Sì, allora accanto a me ho il vicepresidente nazionale della FIDAS, Pier Francesco Cogliandro, il quale è venuto a supportare e a darci una mano in questa iniziativa. Gli chiediamo innanzitutto un'impressione sulla situazione sull'isola. Ma sì, l'impressione è sicuramente positiva. Questo dimostra che la donazione del sangue si sposa benissimo con questo tipo di attività, perché l'attenzione e la cura verso i donatori, come così verso il paziente, passa da corretti stili di vita e quindi le attività sportive. Quindi diciamo lo sport e le donazioni del sangue sono legati anche da prima, insomma, di questa domenica. Sì, un'attenzione rivolta alla salute del donatore, quindi chi meglio dello sportivo può essere la persona che rappresenta uno stile di vita sano per poter donare il sangue a chi effettivamente ne avrà bisogno. Come si arriva a 78 anni ancora con la voglia di arrivare? Abbiamo visto una ginocchiera anche di lottare con magari un semplice acciacco. No, allora ci si arriva con tanto spirito di sacrificio, scegliendo uno stile di vita che si basa su un'alimentazione sana, su una vita regolata, su un fare continuo senza mai fermarsi e nell'amore per la vita, perché la vita è bella se è vita, quando è piena di acciacchi non è più una vita degna di essere vissuta. Io lo faccio particolarmente per i ragazzi, perché in un'epoca in cui ci sono tante problematiche che li attraggono, che fanno loro del male, insieme alle loro famiglie che non sono più quelle di una volta, che educano male, non ho vergogna di dirlo, ecco, io spero che si appassionino allo sport in generale, come mia nipote, eccola là che oggi ha fatto la seconda tra tante attività sportive, ballo, facciamola vedere, come si chiama? Giulia vieni. Che ha arrivato un bel giorno, ha detto voglio correre con il nonno. Che bello, adesso posso dare il testimone. Allora, ha fatto la seconda delle donne ed è stata brava. Quindi le auguro a lei e a tutti i ragazzi di continuare. Sport, lo sport è il miglior cibo per una vita sana, bella e lunga, e lunga. Allora, nella speranza di poter festeggiare magari l'anno prossimo il primo posto di Giulia. Certamente. Giulio mi dovrà sostituire perché io non ce la faccio più, questo ginocchio mi dà problemi, poi non ce la faccio più, muscolarmente ce la faccio, ma la mente non c'è più, soffro troppo prima della gara, mi preoccupa troppo, la prendo troppo sul serio. Ecco. E questo non va bene? Non va bene a una certa età, comincia a farmi male, però correrò comunque. Magari senza fare gare, perché voglio sempre educare allo sport. Allora Giulia, tu sei arrivata al secondo posto, era la tua prima gara questa? Sì. È stata, com'è stato, bello, brutto? Emozionante. È stato faticoso? Sì, un po'. Un po' faticoso è stato? Sì. Va bene, allora in bocca al lupo a te per la tua carriera e un grazie sempre al nonno.
Quindi siamo andati dal più piccolo che aveva 4 anni al meno piccolo che ce ne ha 78. E quindi non c'è da percorrere, c'è solo bisogno di tanta buona volontà, la voglia di mettersi in gioco sempre. E c'è la cosa, un messaggio che voglio dare a tutti: la corsa è il miglior antidoto a tutte le malattie, quindi correte per stare bene, perché chi corre sta bene. E quindi praticate l'attività sportiva, praticate la corsa, che è l'attività sportiva più semplice, perché i bambini da soli, se li lasci liberi, corrono.